Presidente Milici di essere riusciti a convocare questa commissione e un grazie speciale per questo va alla consigliera Rossella Traversa. In questa commissione parleremo di un progetto che ha visto la luce, che si è realizzato, che si è sviluppato e realizzato in via Toscolano. Infatti racconteremo proprio del cambiamento di via Toscolano. Il progetto è dal Cancan all'Hip Hop. E vorrei ringraziare anche il Presidente del Consiglio Oscar Strano, la Giunta Paolo Bazzi, che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che è ricco di entusiasmo, è ricco di calore, è ricco di amore, sensibilità e di arte. È un progetto che è nato come una visione nella testa del dottor Gerosa, che abbiamo qui questa sera, che interverrà insieme al dottor Cerri e al dottor Battista, che l'hanno fortemente sostenuto e supportato. Un progetto che, grazie a una ferrea volontà e a tanto entusiasmo e soprattutto a una massiccia dose di arte, perché sono coinvolti in questo progetto due artisti, Mr. Chaos e Mila Scatola Blu, che è qui con noi questa sera, ha trasformato un pezzettino di Municipio Po 4, perché racconteremo proprio di come, dove arriva la cultura, il degrado sparisca. Racconteremo appunto la realizzazione di questo progetto e la direzione, dove vuole andare questo progetto. Io credo di aver terminato, passo direttamente la parola a Mila Scatola Blu, che vi racconterà tutto. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, io inizierei dalle slide. Volevo introdurre il dottor Gerosa, che è un po' l'artefice di questo progetto, perché la farmacia in cui lui lavora è un po' il nucleo da cui si è sviluppata l'idea, è l'osservatorio del quartiere. Quindi faccio parlare prima lui, poi dopo parlo io. Il dottor Gerosa si chiama Claudio. Si chiama Claudio perché sono nato e cresciuto in questo quartiere. Ci sono sempre stato, mi sono già preso 5 generazioni di persone e sono dentro al tessuto sociale del quartiere. Io ho avuto enormi manifestazioni d'affetto nel corso degli anni, come l'ha avuta la mia famiglia. E anche in questa sede sono stato premiato insieme a mia sorella ed è stato un momento molto bello per noi tutti. Come è nata questa idea? È nata soprattutto dal caso. È nata dall'osservazione che le saracinesche del percorso erano abbandonate, erano schifosamente in abbandono, in uno stato di degrado, di frequentazione non più sopportabile. E una sera è venuta l'idea che, come è stata già detta da Teresa, che dove arriva la cultura il degrado tende a scomparire. Era una sfida, si è creato un percorso collegato alla danza che non c'entra niente con le nostre attività. La danza che cos'è? È comunicazione, può essere danza propiziatoria, può essere un momento di felicità, può essere un momento di aggregazione, può essere un momento di cultura, può essere un momento per ogni nazione per fare vedere le proprie danze e per farsi conoscere. Se due persone si incontrano e parlano lingue diverse, danzando manifestano gioia e conoscenza. Questo progetto ha avuto un inizio e ha avuto un proseguo di entusiasmo, perché parlandone con il dottor Battista, con Enrico Cerri e parlandone con i condomini, immediatamente è stato accettato. È stato facilissimo. Vi assicuro che dal caso è venuto fuori un progetto che è stato realizzato in pochissimi giorni, perché il caso ha voluto che io conoscessi Mr. Chaos, il caso ha voluto che io conoscessi Mila, il caso ha voluto che in pochissimi giorni io e lei ci si intendesse sul progetto, su che cosa dovesse essere realizzato. È stato estremamente bello e non è stato
difficile e non è stato faticoso, perché è stato un confronto fra noi tutti. Poi chiaramente c'è chi al colore non piace, c'è chi il disegno non piace, ma dappertutto c'è stata curiosità e partecipazione. E questo è stato un momento, un episodio che è stato estremamente... Io chiedo che Enrico e il dottor Cerri parlino un attimo e raccontino perché hanno partecipato. Sì, grazie al dottor Gelosa. Intanto si può dire, no, rispettivamente medico veterinario e medico dentista, si può dire, no, si può dire che insomma che e lavorate lì dove è avvenuto il cambiamento, quindi vorremmo anche la vostra testimonianza di come è nato, di come l'avete supportato. Poi ci sono, so anche, ci sono due aneddoti molto carini che mi aveva raccontato Claudio, però io mi taccio perché la parola a voi e poi a scatola 2 e poi gli interventi dei consiglieri. Magari sono curioso anche di vedere cosa abbiamo fatto, tutti hanno già visto le serrande. Sono curioso di vedere, immagino. No, è stata una partecipazione, è stato simpatico, divertente, bisogna muovere un po' le acque, smuoverci un po', se no rimaniamo sempre nello stagno. Invece cerchiamo di rinnovarci e fare sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Questo lo conoscete anche voi. Non è toscolano, è un quartiere che c'è lì, per cui un po' ci si conosce. Siamo anche c'è il Cinema Delfino che fa delle cose stupende. Siamo abbastanza familiari, per cui ci si incontra, ci si vede, ci si aiuta per quello che si può. E questo è un po' il rinnovare una facciata esterna. Ci sono altre cose da rinnovare. La spazzatura per strada nelle viette è sempre, c'è sempre, io non so come risolvere il problema, perché io giro col cane, vedo quello che c'è in giro e mi piange il cuore vedere quello che c'è, ma comunque vedremo di risolvere anche questi problemi che secondo me sono importanti, perché avere bello le serrande e poi lo sporco a 50 metri di distanza, perché così non è proprio il massimo. Comunque è un primo passo, vediamo di andare avanti poi. Grazie al dottor Cerri, passo la parola al dottor Abbattista e poi ripassiamo la palla a Mila Scatola. Io sono del quartiere, non sono del quartiere, vengo da Roma, sono qui dal 2000, praticamente l'attività è partita nel 2000. Devo dire che effettivamente impatto col quartiere non è stato dei migliori, insomma, non lo conoscete meglio di me, io sono qui da poco. E l'iniziativa di Claudio l'ho subito accolta con favore, proprio perché serviva, insomma, dare un po' una ripulita. C'è tanto degrado, come dice Enrico, e è un primo passo. No, io stavo leggendo quello che c'è scritto perché è molto importante, infatti Mila l'aveva sottolineato prima, è molto importante appunto l'ascolto e l'interazione con la comunità e l'ascolto proprio delle necessità della comunità anche per quanto riguarda il bello, la cultura e l'arte. Sì. Grazie, Scatola Blu. Allora, buonasera di nuovo. Allora, per noi è stato fondamentale infatti confrontarci con il quartiere. Scatola Blu. Perché vabbè, io ho messo poi delle citazioni in ogni slide per far capire che non siamo gli unici a pensare così, l'hanno pensata così anche in passato, ci siamo un po' ispirati. E riprendo un po' il discorso che hanno fatto anche i dottori. La via appunto era in uno stato di degrado, di trascuratezza in aumento. Ce ne siamo accorti, cioè, se ne sono accorti, perché io in realtà vengo da un altro quartiere. Anche se da piccola frequentavo questo via Lungheria, insomma questo quartiere qui. E niente, è diventato sempre più un quartiere dormitorio, anonimo, che non ha una personalità forte sua. E quindi quello che vogliamo fare, stiamo cercando di fare un passo alla volta, è
dargli una personalità. E come diceva prima Teresa, dove la cultura arriva di solito il degrado sparisce. Noi ce ne siamo accorti perché le brutte frequentazioni che c'erano sono completamente sparite quando ho iniziato a pulire le serrande, neanche a dipingere, ancora prima. E poi oltre alla cultura, la bellezza, come diceva dottora Battista, la bellezza si sa, fa bene alla salute. Vabbè, si vede nella cromoterapia, nell'arte terapia, in tutte queste pratiche. Per questo, quando mi sono interfacciata con loro, mi hanno chiesto qualcosa che fosse molto allegro, di forte impatto visivo e che infondesse proprio gioia e allegria nei passanti. L'éclair, questa è una formula magica. L'éclair è stata un'idea che a me mi è subito molto piaciuta perché è quasi una, come dire, un passaggio magico, quasi uno stargate, che quando si chiudono in realtà si aprono, perché sono molto, molto dinamiche adesso. Sono 19 saracinesche, tutte quelle della via sono tutte ambulatorie legate alla sanità, e anche qua anche il fatto che siano legate alla sanità e alla salute ha richiamato il tema della danza, perché danzare fa bene, e quindi così è come erano prima, molto grigie, molto brutte. Io la prima volta che sono andata lì stavo piangendo. E quindi il tema della danza in realtà è Claudio che la scelta, cioè è nato da lui. A me è subito piaciuto perché me lo sono visto subito, me lo sono tutto immaginato. Non sono ballerino. Neanch'io. Però secondo me è molto azzeccato perché è universale, come la musica, non ha bisogno di parole. E niente, si espande tra popolazioni, tra generazioni diverse. Infatti ho visto persone di ogni età e di ogni provenienza venire lì, commentare, sentirsi molto coinvolto dal lavoro che ho fatto. In realtà il mio tramite per questo lavoro è stato un altro ragazzo che è Mr. Chaos, Dario, che è mio collega moralista, poeta di strada, perché inizialmente si pensava di inserire delle frasi, no? Sempre legate al tema della danza, che poi abbiamo eliminato perché non ci sembravano necessarie, quindi il lavoro è passato a me. Se volete vedere comunque i suoi lavori, il suo sito web è molto bravo. E vabbè, già, penso che qualcuno di voi lo conosce perché ha già lavorato tanto a Milano. Invece per quanto riguarda me, a me piace sperimentare molto, e non ho una tecnica, uno stile definito, perché mi piace contaminare la contaminazione, le idee un po' fuori dal comune. Se va bene, adesso parlo di come abbiamo approcciato il progetto. Se vuoi intervenire, Claudio. La progettazione grafica. Devi spegnere luce della grafica. La progettazione grafica è stata fatta fin dal primo incontro. E fin dal primo incontro mi sono trovato una ragazza taciturna, silenziosa, capace di ascoltare e capace di trasformare immediatamente l'idea in un dipinto. La seconda volta aveva già in mano un bozzetto. La terza volta abbiamo fatto
uno schema delle danze, lei depennava e io aggiungevo, lei depennava e io aggiungevo, alla fine l'abbiamo messe tutte. E è stato interessantissimo confrontarsi con lei. Lei è giovane, io sono datato, ma ha la capacità di capire immediatamente quello che si desidera e trasformarlo in realtà. Per me il mio mestiere è questo, cioè entrare proprio nella testa del committente, di chi mi commissiona il lavoro, e capire cosa pensa, cosa vuole. È la parte più divertente, è più difficile, ma è la più divertente. Inizialmente si è spaventata. Sì. Poi invece è andato tutto liscio. Al terzo incontro il progetto era pronto. Era solamente da dipingere sulle sale cinesi. E gli incontri sono durati un quarto d'ora, 20 minuti, non sono durate giornate, assolutamente. È stato estremamente facile. Perché c'è capacità. C'è la Mila, è già un nome che porta nel DNA qualcosa di diverso. Non è vero, però. Vabbè, passo alla parte pratica. Vabbè, come vi ho detto, io mi sono un po' spaventata all'inizio quando ho visto le sale cinetiche, perché erano molto trasandate, molto sporche, e quindi la prima cosa è stata la pulizia, quindi stracci, ammoniaca, acqua. Poi secondo passaggio è stato dare i colori di fondo, però in realtà nella progettazione è stata fondamentale, perché si vede pochissimo, però ho messo giù una serie di foto di tutte le sale cinesche, così poi a computer me le sono colorate del colore che avevo in mente, per vedere se quel percorso fosse lineare e funzionasse. Poi ho fatto un bel po' di bozzetti, che anche qua non si vede molto, vari stili, cioè, fino ad arrivare al definitivo, che è l'ultimo che vedete nel video. E poi appunto la pulizia, i colori di fondo per i quali mi sono fatta aiutare dai ragazzi, molto bravi anche loro. Ben servi, che ci sta sempre. E già qui, già solo quei colori, la strada ha cambiato completamente faccia. Cioè, anche le persone stesse del quartiere mi dicevano: cosa avete fatto qua? Avete cambiato tutto. E infatti si vede già da queste poche foto. Qua poi ho coinvolto amici molto volenterosi. Dopodiché, avendo i bozzetti pronti, li ho disegnati su carta lucido e li ho proiettati di notte. Sono stata un paio di notti nel quartiere per proiettarli e poi colorarli successivamente. Qua si vede. Sì. Sì, il progetto è stato tutto realizzato a smalto, a pennello. Non ho utilizzato bombolette, perché non è una tecnica che mi appartiene ancora. E niente, poi dai primi bambozzi dei soggetti la gente ha proprio si è incuriosita molto di più di prima. E si fermavano a parlare, a chiedere, a commentare. E ho coinvolto anche un altro amico artista, si chiama Alessandro Oscar. Stop, in arte stop. Ok. Successivamente, una volta impostato
stati soggetti colorati, sempre con il confronto con loro, perché dovevo capire se effettivamente era quello che si aspettava. E sono passata a inserire i testi, perché abbiamo deciso di inserire per ogni sala cinesca il nome della danza. Non era necessario, del tutto necessario, però ci è sembrato utile anche per le persone per immedesimarsi di più nel lavoro, nei vari tipi di danza. E gli ultimi passaggi sono stati rifinire le illustrazioni dove vedevo, e sono molto, molto precisa, molto perfezionista, quindi c'era un'imperfezione da rifinirla, pulire, pulizia finale e alla fine la firma. Adesso vi faccio una carrellata delle immagini. Non so se siete. Ah, aspetta. Prima ci sono un po' di numeri. Sono state 19 sala cinesi, abbiamo detto, tre colori base, abbiamo scelto il magenta, il ciano e il giallo. Sono circa 300 metri quadrati di superficie, circa 70 litri di smalto, in totale 15 litri di solvente. Il lavoro è durato all'incirca 3 mesi, anche se per via di impegni vari. Ho versato per terra 3 tonni di colore che mi hanno portato a imprecare almeno 22 volte. Sono stati tantissimi sorrisi, tantissima gente, tantissima positività. Claudio mi ha introdotto un miliardo di persone nuove, che tutte, tranne forse un paio, però tutte hanno fatto i complimenti, sì, sono dimostrate contente e soddisfatte, e anche io sono molto soddisfatta. E da qui sono nate tantissime, innumerevoli nuove idee che dopo vi presenteremo. E qua, queste sono le sale cinesche, ve le scorro una a una. Questa è quella frontale di cui Claudio Vassone. Ci sono i miei più cari amici, ci sono in effetti i più cari. Una persona che sentimenti, non è presuntuosa, ma c'è tanta musica di note affettive qua. Scusate. Andiamo avanti. Tanto grazie perché grazie. Sono emozioni bellissime. Vorrei anche ringraziare tuo figlio che è qui ad assistere alla nostra commissione. E io, c'è il presidente. Sì, facciamo vedere, assolutamente sì, e poi dopo ci racconterete dove vuole andare il progetto e poi diamo la parola al Presidente del Consiglio Soprano e ai consiglieri. Prego, Claudio, prego. Facciamo vedere un attimo le immagini, perché adesso abbiamo visto tanti colori, ma facciamo vedere il percorso artistico che secondo me è di una bellezza incredibile, di impatto. Siamo riallacciati anche sia a danze italiane che estere, tipo quale le gemelle si chiamano Sara Cinesca, non quelle che varranno da Daumpa prima e dopo la censura, come io non so. La Daumpa è bellissima. Questa cosa è bellissima, la Daumpa. Il tango, samba, cacao, la terrore. La Tuga di nuovo. Legandoci all'Italia, il twist, un altro tango. Questa è stata una richiesta un po' particolare del dottor Battista, che sì, possiamo, se vuoi raccontarla.
Sì, tango è stata la mia prima scelta perché avevo l'idea della sinuosità del gatto, del ballo in sé, quindi poi ho chiesto a Mila di impersonare la figura maschile col dogo argentino, ovviamente il ballo è originario dell'Argentina, e appunto la gatta che secondo me proprio incarnava la sinuosità della danza in sé, del tipo di danza. E l'ultima, sempre, anche questa è stata una richiesta specifica sua. Sì, qui volevo la tarantella, ma essendo un po' campanilista, ho detto voglio il saltarello, che è la versione romana della tarantella. Ho trovato una stampa ottocentesca con personaggi romani, caratteristico il cappello, la retina che conteneva i capelli, quindi è proprio un'immagine di Roma ottocentesca. Allora, l'ultima cosa è stata la firma, finito tutto. È stato molto bello vedere come rispondeva appunto il quartiere. È stato molto positivo il riscontro, il messaggio che avevamo pensato è stato recepito. Come detto, il degrado è iniziato a venire da subito e la cosa più bella è stata vedere come la gente proponesse nuove idee e volesse essere attivamente partecipe del processo. E ne hanno parlato anche dei giornali, tra cui la Zona 4, Il Giorno e Le Colline. E niente, visto l'entusiasmo che avevo riscontrato, abbiamo un po' viaggiato con la fantasia e abbiamo un sacco di idee. Dove si vuole arrivare? Non lo so, la partenza c'è stata. Il punto di arrivo è a più infinito mille. Si può arrivare dovunque. E sarebbe bello che si facesse un percorso di insiemistica considerando il quartiere Fornanini come un insieme e con tanti piccoli progetti. Tanti piccoli progetti con un costo di gestione basso, magari usando anche materiali riciclati, e da lì è cominciato a far spazio alla fantasia più sfrenata. È venuto fuori un percorso che secondo me è bellissimo da pensare e di vedere realizzato, ed è quello del murales sulla parete dove c'è la posta. La posta oramai non si usa più, si usano gli sms, si usa la posta elettronica, però su quella parete lì, sulla seconda campata, solo sulla prima, c'è proprio una posta, una cassetta della posta. Ed è un segnale di comunicazione e di messaggio di comunicazione. Da lì si è fatto questo ponte che viene sbalzato all'interno della piazza, ed è stata geniale in questo, veramente geniale, perché ha usato un aspetto prospettico incredibile, dove ci sono dei ragazzi che in questo caso avranno il viso e si sprestano a fare il dipinto di varie etnie. In basso vediamo un sottomarino tipo Yellow Submarine, dove c'è dentro un carabiniere che osserva. Sono andato al comandante Palumbo, ha detto immediatamente sì, non c'è stato assolutamente problema da parte sua. E sullo sfondo ci sono, come le case di New York, i grattacieli di New York, ci sono le case bianche. Poi eventualmente sulla parete superiore, se il condominio darà il suo assenso, si pensava di mettere una bellissima mongolfiera dove magari un'altra persona fa un segno positivo a vedere questa visione, che è la comunione, la partecipazione e la danza che accomuna varie etnie, c'è aggregazione. Questo può essere uno spunto per ricordare che il quartiere Fornanini attualmente non ha identità. Anche oggi mi sono divertito a chiedere a alcune persone come mai il quartiere Fornanini si chiama Fornanini. La gente non sa perché il quartiere Fornanini si chiama Fornanini. Cioè dicono perché c'è l'aeroporto, benissimo. E perché l'aeroporto si chiama Fornanini? Non lo sanno.
non sanno chi è Enrico Forlanini. Non sanno che Enrico Forlanini è stato il pioniere importantissimo dell'aviazione italiana. Non sanno che in quartiere c'era la Caproni. Non sanno che in fondo ovviamente a Viale Forlanini c'era la Nardi. Non sanno perché Ringo Starr è stato fatto. Cioè la storia dell'aviazione italiana parte dal nome Forlanini. Nessuno lo sa. Allora, uno dei progetti che ci siamo inventati è quello di fare un secondo percorso storico collegato alla storia dell'aviazione italiana e non sulle 22 saracinesche che ci sono subito dopo i tre ponti all'ingresso del Viale Forlanini, dove si può raccontare la storia del volo partendo magari dalla mongolfiera, passando poi il più leggero dell'aria, il dirigibile. In Italia abbiamo avuto due grossi episodi storici sui dirigibili, la tragedia del dirigibile Italia e il Norge, che ha superato il Polo Nord, più tutta la storia dell'aviazione italiana, partendo magari anche dagli eroi della Prima Guerra Mondiale. Pensiamo a Francesco Baracca, tra parentesi, mio nonno è stato una delle persone che ha recuperato il corpo di Francesco Baracca. Per arrivare ai giorni nostri, la lezione italiana ha fatto delle cose importantissime. Il record di velocità sugli idrovolanti l'Italia l'ha tenuto per tanti anni. Il primo idrovolante che era stato studiato per fare la trasvolata dell'oceano era stato costruito dalla famiglia Caproni. Per un incidente stupidissimo, questo progetto è terminato. E il primo volo del trasvolatore atlantico è stato fatto da un americano nel 1927, che era Charles Lindbergh. Allora nel 20 noi eravamo pronti per fare la trasvolata atlantica portando passeggeri. Questo è bello per dare identità a un quartiere, per dare conoscenza e cultura. Allora, quello che è stato fatto da noi può diventare un altro progetto a un costo basso, ma che identifica il quartiere, gli dà una visibilità storica. Poi se ne siamo inventate tante altre. Noi possiamo andare avanti, abbiamo in testa altri tre progetti. Abbiamo solo un quarto d'ora. Allora, se mia è veloce, presenta il secondo. Poi volevo dare la parola appunto anche ai nostri consiglieri. Allora, in questi mesi Claudio mi ha portato a conoscere il quartiere di Via Scomone delle Case Bianche, che io non conoscevo. È un luogo che mi ha molto affascinata per il mix di culture differenti che ci convivono, e subito mi sono vista mi sono vista dare di colore. Poi ragionato su nome, si chiamano case bianche, e quindi il bianco è di solito un po' l'antitesi del colore, e mi piacerebbe portare, come se, non so se vedete bene le foto, però nelle favela sono stati fatti questi due progetti che ci sono qui. Mi piacerebbe proprio giocare sul nome e portare moltissimo colore lì. Con la partecipazione della comunità e quindi facendo dipingere gli abitanti stessi. Un progetto un po', come dice, forse utopico, però penso che si possa fare. Un altro punto che abbiamo notato essere indicato è che penso tante persone abbiano già pensato di rivalutare, riqualificare, sono i giardini di fronte alla farmacia, quindi quelli di Piazza Ovidio. Anche lì sono materiali molto poveri, si possono usare semplicemente usando nastri o fili per disegnare proprio sulle inferiate, per cui c'è qualche esempio. E invece ricollegandoci alla musica, erano pensate mille.
che è stato pensato di facilissima realizzazione è quello di fare davanti alle sale cinesche c'è una striscia di verde che è il simbolo di sia di proprietà dell'ADER, mettere dei pali usando anche i pali stradali e mettere su dei cofani di auto incidentate, perciò avere anche un aspetto scultoreo e dipingere una seconda parte dedicata alla danza. Ci sono tanti altri balli, ci sono tante balli tradizionali di tante altre etnie, di tante altre nazioni che oramai fanno parte della nostra identità di quartiere. Si potrebbe arrivare tranquillamente fino all'ambiente che diceva prima il dottor Cerri, che perché penso che lui parlasse di quel corridoio che porta verso la chiesa, che è in uno stato di sporcizia e di abbandono, coinvolgendolo nel largo che è stato cambiato, modificato nel suo essere e facendo un secondo percorso culturale. Allora, il quartiere Fornanini manca di un centro vero e proprio, perché davanti alla chiesa c'è un sagrato, ma di fronte al sagrato della chiesa, scusate l'espressione, c'è il culo della salita. Cioè c'è un posteggio, non c'è niente, non esiste un'identità vera e propria. Se vogliamo vedere un percorso storico collegato al quartiere Fornanini, pensiamo a Monlouet. Però Monlouet è un po' distaccato da quello che è il centro del quartiere. Il centro del quartiere bisogna identificarlo tra la chiesa, l'Esselunga e quello che potrebbe essere. Sognare non costa nulla, però sarebbe bello pensare a questo tipo di percorso. Poi abbiamo identificato un'altra identità importante all'interno del quartiere Fornanini, che è la scuola civica di musica. La scuola civica di musica è qualcosa di importante all'interno del quartiere Fornanini. E se si facesse un percorso eventualmente degli strumenti musicali di una volta, oppure di quello che serviva per sentire la musica, giradischi, mangiadischi, mangianastri, ne possiamo trovare degli altri, nessuno dei nostri figli conosce i mangianastri, i giradischi e il magnetofono, il grammofono. Chiudo. Grazie, Gelosa, no. Dietro le mie spalle c'è ancora scritto, ma c'era scritto non si balla senza musica. E io vorrei aggiungere non si riqualifica una città senza cultura, non si può combattere il degrado senza cultura, perché non basta andare a ripulire, bisogna far cambiare completamente la mentalità e il modo di sentire e di percepire le persone. Sono velocissima, immagino che quello che sia accaduto di notte mentre proiettavi le immagini, mentre dipingevate, perché le saracinesche ovviamente dovevano essere chiuse, dovevano essere abbassate, sia stata una sorta di magia che ha fatto cambiare l'energia e ha fatto allontanare persone che tanto positive in quella zona non erano. E questo vorrei che accadesse in tutte le zone della città. Passo la parola al Presidente del Consiglio Strano e poi la parola ai consiglieri per gli interventi. Grazie. Sì, grazie. Riuscire a contenere, per chi lo conosce, Claudio è sempre una sfida ampia, ma devo dire meno male che non siamo riusciti a contenerlo questa volta, perché da questa sua suggestione è nata questa bellissima e si è realizzata questa bellissima idea che effettivamente ha dato un tono a uno spazio del nostro municipio, che era uno spazio effettivamente anonimo. Sarebbe bello adesso, e con Claudio ci abbiamo fatto qualche ragionamento, abbiamo anche contattato qualche associazione che ci può dare una mano, creare, diciamo, un teatro all'aperto. Adesso abbiamo la scenografia, c'è l'assenso, diciamo, del condominio, che non era mica scontato, anzi era secondo me, poi l'abilità diplomatica di Claudio ci ha anche aiutato in questo, potrebbe diventare un luogo con degli appuntamenti, non dico fissi, ma comunque degli appuntamenti che possono ospitare dalla musica alla danza anche il cabaret, perché no, il cabaret nasce un po' con questo spirito, quindi potrebbe adesso prestarsi ad attività del genere. È una suggestione che si può assolutamente, secondo me, riproporre in altri luoghi e ovviamente serve mettere insieme, come è stato fatto in questa diciamo, parte di città, i privati e le realtà limitrofe. Ringrazio personalmente Claudio perché diciamo che la sua suggestione è stato uno spunto interessante, che so essere maturato con
con delle consulenze eccellenti e che quindi diciamo ha avuto un background impacchettato e fatto molto bene. So che Loredana e Rossella hanno dato un contributo importante a questa realizzazione, quindi diciamo che c'erano tutte le premesse affinché qualcosa di bello venisse fatto. Io mi auguro che le idee lanciate da... Mi ricordi il nome d'arte? Scatola Blu. Scatola Blu, bellissimo, un nome bellissimo effettivamente. Mi auguro che queste idee possano essere articolate anche dove sono state individuate le aree, le case bianche. Seppur vedo con molta difficoltà riuscire a fare delle facciate in quello stile, però magari, visto che insomma sono notizie recenti che le facciate verranno rifatte a partire dall'anno prossimo, magari qualche tocco d'abbellimento può essere pensato insieme a voi. Vi ringrazio e ripeto, grazie davvero Claudio per la bellissima idea che hai avuto. Grazie a voi tutti, perché tutti siete stati semplicemente splendidi. Così ci emozioniamo. Comunque passo la parola, abbiamo 10 minuti, passo la parola ai consiglieri per gli interventi e poi il tempo che ci rimane lo dedichiamo alle risposte. Sì, consigliera Traversa, prego. Grazie, buonasera, sono telegrafica, ho visto, presumo che sia stata mia a fare quei testi, quelli che le fate tu. Ecco, io credo che quello sia un lavoro molto interessante, anche se l'abbiamo visto poco, ma mi sembra di aver colto, che non vada disperso, per cui credo che quel materiale vada prodotto su carta e distribuito ai cittadini, agli abitanti del quartiere. Magari l'ultima parte la puoi cassare, ristrutturare, perché è inutile dire certe cose, no? Però la partenza è assolutamente interessante, anche per coinvolgere di più, a mio parere, e spiegare cosa si sta facendo. Perché sai, una cosa è parlare con i passanti, una cosa è invece dare un senso, no? E in questo modo l'hai fatto molto bene. È un peccato sprecarlo per quattro diapositive qui dentro, in mezzo a 10 persone abbastanza insensibili alla questione. Invece il distribuire, far diventare vivo questo materiale stampandolo e visto che avete il patrocinio mi pare di cogliere a quest'opera del municipio, potete usufruire della stamperia civica, quindi vi consiglio di fare un A3 piegato colori, invece di fare una locandina fate un A3, lo piegate in, fate diventare una A5 e spiegate tutto questo progetto. Questo è il mio suggerimento, grazie. Grazie consigliera Traversa, ci sono altri interventi, consigliera Leni, prego. Io ho una domanda, le 19 vetrine sono tutte diciamo utilizzate o ci sono anche dei negozi chiusi? E poi essendo, è un peccato che si possa vedere solo a negozi chiusi, insomma, e poi la domenica, perché durante il giorno, essendoci le attività, sono sollevate. Sì, chiedo se ci sono, grazie consigliere Arena, se ci sono altri, sì, consigliere Bianco, terminiamo il giro di interventi e poi vi lasciamo la parola per le risposte. Bianco? Ritengo che sia anzi fondamentale, vada approfondito e spero che il municipio su questo possa dare un supporto. E in generale mi piace molto il concetto, e credo che questo sia utile anche in questo consesso, il concetto di ricreare delle storie che rendano ancora più partecipi i residenti del loro quartiere, i residenti vecchi e nuovi, cioè che facciano capire da dove nasce il quartiere e magari che evoluzione sta vivendo. Quindi sicuramente spero che venga realizzato e che si possa seguire questo progetto relativamente appunto alla reazione o comunque anche gli altri che immagino siano sulla stessa traccia, almeno come concetto. Grazie consigliere Bianco, prego consigliere Belvedere. Salve. Da persona insensibile, come diceva il collega, volevo chiedere, anche prendo spunto da Leni,
Ma il lavoro non poteva essere fatto oltre che sulle saracinesche, anche sui muri tra una saracinesca e l'altra, in modo da fare un lavoro che si sviluppa di notte, che parte di giorno. È insensibile. Scusate, ho esagerato. No, non ho pensato, però ci sono telepatia. C'è un problema. Allora, noi siamo privati, sul privato possiamo fare quello che vogliamo. C'è un problema condominiale. Noi siamo partiti dopo che abbiamo avuto l'assenso della riunione condominiale, che era una cosa un po' particolare che noi abbiamo progettato. Dopo c'è stato l'assenso, noi siamo partiti dopo 24 ore, hanno cominciato a organizzare saracinesche e sono venuti da noi e chiedere ma come siete già partiti? E perché quando ormai c'è l'assenso siamo partiti. Però quelle sono parti condominiali. Noi dobbiamo chiedere eventualmente al condominio, c'è un'idea, ma bisogna partire dall'assenso della riunione condominiale dell'amministrazione. Le saracinesche sono nostre, cioè sul nostro, alla fine diciamo quello che via un'altra cosa, perché c'è anche un'altra idea, quella di fare un percorso sulle piastrelle, però è quella è fantasia, cioè non possiamo prendere decisioni buttando giù del colore, non si può fare, è un altro tipo di percorso. Grazie. Claudio, Scatola Blu, vuoi intervenire, vuoi dire, rispondere a qualche intervento dei consiglieri, insomma, specificare? No, alcune sono chiuse, non so cosa sono adibite al magazzino, alcune sono sempre chiuse, altre più o meno la metà sono invece aperte, poi hanno orari differenti, però dalle 7:30 in poi sono tutte visibili, c'è ancora luce. Anche di domenica si vedono benissimo. Eventualmente possiamo provare a chiudere, poi è un'idea, non scherzo ovviamente. Non sono magazzini comunque, sono tutti studi medici e che alcune clare non vengono proprio alzate, non so perché preferiscono l'illuminazione interna a quella naturale. Ecologia. Tutto qua. Adesso finiamo, andiamo a fare un giro l'altro, invitiamo dove ci sono le notti bianche a venire. Vanno su e giù le saracinesche, non vanno su e giù le saracinesche in base a visite, non a visite, aperture, chiusure. La domenica sono tutte giù, di notte sono tutte giù, 7:30 sono giù. Poi è un po' la bracadabra, lei l'aveva detto, salgono e scendono, danno movimento, danno. È un passaggio. Sì, la cosa che è un peccato è che non c'è un'illuminazione adatta per la notte, perché lì c'è solo qualche lampioncino della tettoia, ma sarebbe bello anche aggiungere un'illuminazione adatta, magari un po'. Giocando con la fantasia sono andato a vedere via Quintiliano, c'è un deposito della RAI, il materiale della RAI che vi ha abbandonato, hanno dei flick. I flick sono i lampioni tipo Notre Dame, vecchi a Parigi, che sono lì abbandonati. Ho chiesto se la RAI può regalare, se fosse così bello avremmo anche l'illuminazione un po' diversa. Piano piano lo riusciremo a trasformare tutto il Municipio 4. Intanto volevo ringraziarvi, ringraziare Mila Scatola Blu, se non ci sono altri interventi, ringraziare il dottor Claudio Gerosa. Si chiama Claudio. Dottor Claudio, tra l'altro il dottore. Ringraziare Claudio Gerosa e ringrazio il dottor Cerri e il dottor Battista perché non conosco i loro nomi. Enrico. Perfetto. E, ringrazio anche il consigliere Conte che questa sera ha verbalizzato il compie gli anni. Auguri Conte, grande Conte. I tuoi 15 anni di partire. Grazie ancora alla consigliera Bigatti e alla consigliera Traversa e grazie a voi consiglieri per averci supportato questa sera.
noi come municipio cercheremo di supportare i vostri progetti per il cambiamento, perché ci state mettendo veramente il massimo entusiasmo e state trasformando piano piano in bello quello che prima era un pochino degradato. Grazie a voi.